Ascolta queste citazioni di Milan Kundera, uno degli scrittori più influenti del Novecento, che oltre a regalarci romanzi profondi e indimenticabili, ha condiviso riflessioni intense sulla condizione umana e sull'esistenza. Le sue parole ti offriranno nuovi spunti per riflettere e arricchire il tuo percorso di crescita personale. I cani sono il nostro legame con il paradiso. Non conoscono il male, né la gelosia, né la scontentezza. Fare l'amore con una donna e dormire con una donna sono due passioni non solo diverse, ma quasi opposte. L'amore non si manifesta col desiderio di fare l'amore, ma col desiderio di dormire insieme. La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall'avere, per ogni cosa, una domanda. Forse non siamo capaci di amare proprio perché desideriamo essere amati, vale a dire, vogliamo qualcosa dall'altro invece di avvicinarci a lui senza pretese e volere solo la sua semplice presenza. La preoccupazione per la propria immagine. È questa la fatale immaturità dell'uomo. Disprezza la letteratura nella quale gli autori rivelano ogni cosa intima propria e dei propri amici. La persona che perde la propria intimità perde tutto. Era il senso della bellezza che la liberava di colpo dall'angoscia e la riempiva di un nuovo desiderio di vivere. Un uomo in grado di pensare non è sconfitto, anche quando lo è sul serio. L'amore è per definizione un dono non meritato, anzi, l'essere amati senza merito è la prova del vero amore. Subito all'inizio della Genesi è scritto che Dio creò l'uomo per affidargli il dominio sugli uccelli, i pesci e gli animali. Naturalmente la Genesi è stata redatta da un uomo, non da un cavallo. I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell'innocenza magica del loro sorriso. Quanto è più bello sentirsi dire «Sono pazza di te, sebbene tu non sia né intelligente né onesto, sebbene tu sia bugiardo, egoista e mascalzone». Chi tende continuamente verso l'alto deve aspettarsi prima o poi d'essere colto dalla vertigine. Il dolore non intende prestare ascolto alla ragione, perché il dolore ha una propria ragione che non è ragionevole. Le persone affascinate dall'idea di progresso non sospettano mai che ogni passo verso di esso è anche un passo sulla strada verso la fine. È per l'erotismo come per la danza. Uno dei partner si incarica sempre di condurre l'altro. La grandezza di un uomo risiede per noi nel fatto che egli porta il suo destino, come Atlante portava sulle spalle la volta celeste. Legare l'amore al sesso è stata una delle trovate più bizzarre del creatore. Il tempo umano non ruota in cerchio, ma avanza veloce in linea retta. È per questo che l'uomo non può essere felice, perché la felicità è desiderio di ripetizione. Non fare mai l'amore con una persona che desidera solo il tuo corpo, ma non la tua compagnia nel silenzio della notte. L'uomo attraversa il presente con gli occhi bendati. Può al massimo immaginare e tentare di indovinare ciò che sta vivendo. La battaglia dell'uomo contro il potere è la battaglia della memoria contro l'oblio della dimenticanza. Il senso della vita è divertirsi con la vita, e se la vita è troppo pigra, a noi non resta che darle una mano.
Nel nostro mondo l'ozio è diventato inattività, che è tutt'altra cosa. Chi è inattivo è frustrato, si annoia, è costantemente alla ricerca del movimento che gli manca. Essere coraggiosi nella solitudine, senza testimoni, senza il premio di un consenso, soli, davanti a se stessi, richiede un grande coraggio e una grande forza. A tutti interessa l'ammirazione e non il piacere, l'apparenza e non la realtà. La realtà non significa più niente per nessuno, per nessuno. La vera bontà dell'uomo si può manifestare in tutta purezza e libertà solo nei confronti di chi non rappresenta alcuna forza. Contro i sentimenti siamo disarmati perché esistono e basta, e sfuggono a qualunque censura. Possiamo rimproverarci un gesto, una frase, ma non un sentimento. Su di esso non abbiamo alcun potere. Nessun amore sopravvive al mutismo. Il valore di una coincidenza è uguale al suo grado di improbabilità. Forse è solo in momenti eccezionali che ci rendiamo conto dei nostri anni, mentre per la maggior parte del tempo siamo dei senza età. Sono le domande per cui non esiste risposta che segnano i limiti delle possibilità umane e tracciano i confini dell'esistenza umana. La trappola dell'odio è che ci lega troppo strettamente all'avversario. Ma che cosa sono la bellezza o la bruttezza di fronte all'amore? Cos'è la bruttezza di un viso di fronte al sentimento nella cui grandezza si rispecchia l'assoluto stesso? È molto difficile lavorare in modo ineccepibile e al tempo stesso disprezzare il lavoro che fai. La gente ha sempre dichiarato di voler creare un futuro migliore. Non è vero. Il futuro è un vuoto che non interessa a nessuno. L'unica ragione per la quale la gente vuole dominare il futuro è per cambiare il passato. A condannare un uomo alla solitudine non sono i suoi nemici, ma i suoi amici. Dar forma è una durata, è l'esigenza della bellezza, ma è anche quella della memoria. Ciò che è informe è inafferrabile, non memorizzabile. Non si sa mai che cosa volere, perché vivendo una sola vita non possiamo né paragonarla con le precedenti, né migliorarla in quelle a venire. Le domande veramente serie sono solo quelle che possono essere formulate da un bambino. Sono domande per le quali non esiste risposta. Al giorno d'oggi l'amicizia, svuotata del suo contenuto originario, si è trasformata in un contratto basato sullo scambio di riguardi, insomma, in una sorta di patto di cortesia. L'occhio è la finestra dell'anima, il fulcro della bellezza del volto, il luogo in cui si concentra l'identità di un individuo. Pensate che il passato, solo perché è già stato, sia compiuto e immutabile? Ah no, il suo abito è fatto di taffeta cangiante e ogni volta che ci voltiamo a guardarlo, lo vediamo con colori diversi. Avere un figlio significa manifestare un assoluto accordo con l'uomo. Se ho un bambino, è come se dicessi: sono nato, ho assaggiato la vita e ho constatato che essa è così buona che merita di essere moltiplicata.